Buongiorno a tutti amici di YouTube. Oggi non mi perdo in chiacchiere, come avete detto dalla copertina, oggi vi dirò quanto costa mantenere una microcar 50. Per chi non mi conoscesse, sono Ciccio, faccio video dedicate alle macchinette 50, impianti stereo, motori, soprattutto riguardante la mia. E oggi vi voglio portare un video dove vi parlerò sulla mia esperienza personale quanto costa mantenere la mia macchinetta 50. Dovete prendere spunto perché penso tanto quanto costa per tutti. Detto questo, andiamo al video. Prima di iniziare il video saluto queste persone che mi hanno iniziato a seguire su Instagram, quindi se volete essere anche voi salutati e comparirò in un video, iscrivetevi e seguitemi su Instagram. Ehi, tu, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, eh? Andiamo a uscire la macchina. Ah, buongiorno amico. L'esco dal garage, ci mettiamo nel mio parcheggio e ve ne parlo un po', dai. Mi si è cavato ad aprire lo sportello. Bensì ragazzi, oggi vi parlerò quanto costa mantenere una macchinetta 50. Innanzitutto partiamo dall'assicurazione. Nel frattempo mi teletrasporterò sia nella mia cameretta che qua per parlarne meglio. L'assicurazione è una delle prime spese che servirà per mantenere la nostra macchinetta, che è la prima cosa fondamentale, la prima spesa, una delle prime spese per mantenere una macchinetta, perché io pago all'anno 390 euro di assicurazione, raga. 390 euro. Scrivetemi quanto pagate anche voi di assicurazione. Io pago 390 euro, come avete ben visto. È pochissimo, giusto? Una delle seconde spese, ragazzi, è la messa a punto. La messa a punto è varia da tutti, giusto? Però in base all'esperienza personale io pago 100-150 euro. Lasciate stare la mia calligrafia. Qua ragazzi vi parlo della messa a punto. La messa a punto, ragazzi, è la sostituzione del cambio olio, filtri, cartucce. Quanto costerebbe comprare il kit di messa a punto? 60 euro, vedete, quindi più o meno 60 euro più la manodopera del meccanico. Per la messa a punto ci vogliono sempre 100/150 euro, perché è un kit da comprare, che ovviamente compra il meccanico e poi deve fare anche la manodopera. Un'altra cosa molto importante che io considero importante, ragazzi, è la lavaggio della porta, a farla lavare, perché a casa viene, non viene come viene là, e pago circa 10 euro al mese di lavaggio, raga. Al mese? Al mese? 120 euro annui. Può sembrare inutile, però secondo me è una spesa importante per la macchinetta e il lavaggio, perché io ci tengo ad averla sempre pulita. E infine ragazzi, c'è la cifra forse più brutta che devo dire. Vi rendete conto che pago più di benzina all'anno e di assicurazione? E sì ragazzi, siccome la macchinetta è stata modificata, non pago 5 euro alla settimana, ne ci manco 10 euro alla settimana. Io pago 5 euro ogni 3 giorni, raga, di benzina. Infatti sono riuscito a pagare 10 euro a settimana di benzina. Macchina è modificata, purtroppo vado a mettere 15-20 euro a settimana di gasolio alla mia macchinetta. Di benzina a settimana lasciamo stare 20. Per un mese sono ben 60 euro di benzina al mese. Per un anno sono 720 euro annui di benzina, ragazzi. 720 euro all'anno di benzina, raga. Pare che per il sabato gliene metto 5 euro perché sabato esco, la domenica gliene metto altri 5 perché esco anche la domenica, per andare a scuola io gliene metto dal lunedì al mercoledì 5 euro, dal giovedì al sabato altri 5 euro, e poi il sabato pomeriggio gliela rimetto, quindi ragazzi sono dai 15 ai 20 euro, però noi consideriamo nei 15, andiamo a diminuire. Ragazzi, una breve rinfrescata. Messa a punto. La messa a punto, considerate, si fa ogni 5.000-4.000 km. Facciamo 3 mesi di macchina, quindi in un anno la faccio ben 4 volte. 150 per 4, 600 euro di messa a punto, ragazzi. Grazie, perché è in base a quello che volete fare voi con la macchinetta. Se voi la volete pulire a casa, se non volete pulire a casa, se l'avete modificata, se non l'avete modificata. In questo caso vi parlo della mia macchinetta, quanto mi costa mantenerla. Lo immagino che nessuno paga 20 euro di benzina alla settimana, almeno lo spero per voi, 10 euro al mese di lavaggio, però queste sono le mie cifre.
Devo essere sincero, ragazzi, 1830 euro all'anno possono sembrare troppi, però dovete considerare che sono tutte cose comprese, ragazzi. C'è compresa anche il lavaggio, benzina, lavaggio, assicurazione, messa a punto, c'è di tutto. Quindi secondo me è una cifra giusta per mantenere una macchinetta, che poi possono essere 1500, per voi possono essere 2000, in base a quello che ci fate. In teoria è 1800 euro all'anno per la mia macchinetta, se non ci sono ovviamente imprevisti che vado a sbattere contro un muro e ci vogliono poi 400 euro di parafango, perché 150 costa comprarlo, 150 costa farlo verniciare e la manodopera li devi dare, perché è successo, infatti ne ho uno di riserva ora. Comunque raga, spero che il video con la mia piccola vi sia piaciuto. Lasciate un like se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao e bella a tutti.